Buongiorno amici e bentornati nel mio canale di Giulia in Crochet. Oggi andremo a realizzare insieme questa mini bag che è una borsetta che si può portare a mano, ma anche si può attaccare un'altra colla di una qualsiasi borsa come ho fatto io e portarla comodamente in questo modo. Qui oggi vedremo insieme questa versione un pochino più piccola, ma si può tranquillamente adattare con delle versioni un po' più grandi, ad esempio questa. Quindi let's go. Ed eccoci qui, per questo progetto ci servirà innanzitutto un gomitolo di fettuccia, io ho utilizzato questo, scusate l'etichetta un po' rovinata perché ce l'ho lì da un po' di tempo, io l'ho trovata da Teddy, non so se avete anche voi questo negozio, comunque questa fettuccia che c'è scritto si lavora con la misura del 4,55 ma in realtà io utilizzo un 8 perché è un pochino più spessa del previsto. Quindi un uncinetto, poi numero 8, delle forbicine e un ago da lana gigante. Vedete che è una misura un po' più grossa rispetto al solito. Possiamo quindi iniziare. Innanzitutto, io realizzo un capietto. Quindi, filo davanti a me, faccio fare un giro attorno a due dita, incrocio sopra e spingo il filo che sta dietro da questa parte. Lo prendo, lo tengo fermo e tiro i due fili rimasti sotto. A Questo punto il mio capietto si è formato, entro con l'uncinetto, prendo i due fili e tiro lentamente fino a che non aderisce all'uncinetto, lasciandolo però sempre un, con un po' di agio affinché dopo il lavoro non diventi troppo duro. A questo punto andiamo a realizzare 21 catenelle: quindi uncinetto sulla mano destra, filo sulla sinistra, che io tengo in questo modo, ma voi potete tenerlo come preferite. E facciamo 21 catenelle quindi filo sull'uncinetto agganciamo il filo lo facciamo passare di qua filo sull'uncinetto e di qua 2 3 4 5 ora vado un po più veloce 6 7 8 9 10 11 12, 13. Ho realizzato le mie 21 catenelle che potete contare per sicurezza, tralasciando questa che non va mai contata, potete contarle contando queste V. Quindi 1, 2, 3, 4 e così via. A questo punto facciamo il nostro primo giro di lavorazione. Quindi saltiamo la prima catenella che è questa qui ed entriamo nella seconda. Entro nel centro della catenella, prendo il filo, lo porto davanti, ho due asole, carico di nuovo il filo e chiudo facendo quindi una maglia bassa normalissima. Procedo a maglia bassa per tutta la fila di catenelle. Quindi di nuovo entro, prendo il filo, porto davanti, carico di nuovo e chiudo con una maglia bassa. Di nuovo entro prendo il filo porto avanti carico di nuovo e chiudo procedo quindi così per tutta la fila ed eccomi qui sono arrivata in fondo e ho lavorato tutte le mie 20 maglie basse sarà una in meno rispetto alla fila di catenelle iniziali proprio perché abbiamo saltato la prima catenella quindi per sicurezza contate guardando da sopra le vostre maglie che siano 20 a questo punto mi metto in questa posizione cioè tengo la mia riga dritta in verticale e vado a lavorare altre due maglie basse all'interno dell'ultimo punto quindi entro di nuovo nello stesso punto prendo il filo lo porto davanti carico di nuovo e chiudo sotto tutte e due questa seconda maglia bassa sarà quella che permette di fare il giro centrale quindi sarà quella all'estremità dei lati ora giro il mio lavoro in questo senso quindi con la fila di catenelle che guarda in su mentre le maglie basse che ho appena lavorato che guardano in giù Tengo questo filo qui e vado anche a nasconderlo direttamente. A questo punto faccio la mia terza maglia bassa nello stesso punto che sarebbe la prima maglia bassa di questo nuovo giro. Quindi entro, prendo il filo, lo porto davanti mi tengo questo filo qui, carico e chiudo. A questo punto se vedete ne ho realizzate uno, due, tre all'interno dello stesso buchino. Avvicino anche un po' di più. Ora proseguiremo lavorando a maglia bassa tutta la fila di catenelle sul retro, quindi entrando in questi buchini qui. Vedete? Quindi entro nella seconda, prendo il filo, porto davanti, carico e chiudo. Entro nel buchino successivo, che è questo qui. Entro, prendo il filo, porto davanti, carico e chiudo. E se vedete sto anche andando a nascondere direttamente questo filo o potete comunque nasconderlo dopo come preferite entro nel buchino successivo e lavoro sempre a maglia bassa quindi arriviamo fino in fondo e poi ci troviamo lì ed eccomi qui sono arrivata in fondo mi sono fermata prima dell'ultimo buchino se vedete qua mi è rimasto un pezzettino del filo che mi è nascosto, che o l'abbiamo nascosto tutto o se vi è rimasto semplicemente andate a tagliarlo. Quindi tirate un pochino in modo che anche vada a nascondersi. A questo punto io sono arrivata qui. Se vedete l'ultimo buchino che sarebbe questo, eh, all'interno troviamo la prima maglia bassa del giro precedente quindi come abbiamo fatto per quest'angolo che ne abbiamo fatte tre nello stesso punto in questo caso la prima è già stata fatta nel giro precedente quindi ne mancano due quindi entriamo nell'ultimo punto che sarebbe anche il vero primo punto prendiamo il filo portiamo fuori e stiamo facendo la nostra seconda maglia bassa nello stesso punto e adesso facciamo anche la terza quindi alla fine ne troveremo tre vedete 1 2 e 3 nello stesso punto a questo punto il nostro giro si è concluso per chiudere il giro dobbiamo entrare qua dentro cioè nella prima maglia bassa sotto la b vedete sotto questa b e facciamo una maglia bassissima quindi filo sull'uncinetto portiamo di qua e facciamo scivolare anche direttamente sotto l'altra Ora una catenella e cominciamo il nostro secondo giro di lavorazione. Ora saltiamo il punto dove abbiamo fatto la catenella, che è questo qui, ed entriamo in quello successivo facendo una maglia bassa, solo che anziché entrare sotto tutta la V, come facciamo di solito, entreremo in costa dietro quindi prendendo solo questo qua. Quindi, io ora sono entrata, carico il filo, porto davanti carico di nuovo e chiudo questa è la vera prima maglia bassa del secondo giro se se vi può essere utile potete aggiungere qui un marca punti quindi procediamo lavorando maglie basse in costa dietro per tutto il giro per tutto il perimetro davanti e dietro quindi entro sempre qui prendo il filo porto di qua carico e chiudo entro carico carico di nuovo e chiudo e proseguo così senza fare aumenti quindi lavorando solo punto su punto per tutto quanto il giro io sono arrivata quasi in fondo e se vedete ho tralasciato solo gli ultimi punti per farvi vedere qui nella curva facciamo sempre punto su punto quindi senza aumentare entro anche qui faccio la mia maglia bassa in costa dietro. Questa è la prima maglia del giro che abbiamo appena fatto. Questa è la catenella di separazione, quindi non va contata come punto. Questo è l'ultimo vero punto da lavorare. Quindi io entro qui in costa dietro e faccio l'ultima maglia bassa del giro. Quindi dovrete terminare con una maglia bassa. Ci sarà questa cat catenella di separazione. E qui invece c'è la prima vera maglia bassa dove eventualmente voi avete messo il marca punti per chiudere questo giro. Facciamo di nuovo una maglia bassissima nel primo punto. Quindi io entro qui sotto la V, stavolta non più in costa dietro, ma ora lavoreremo sempre sotto tutta la V. Prendo il filo, porto di qua e chiudo con una maglia bassissima. Ora di nuovo una catenella e inizio il mio nuovo giro salto qui dove ho mi sono agganciata con la catenella e dentro nel punto successivo che è questo qui quindi io entro qua sotto e faccio la prima maglia bassa del nuovo giro qua di nuovo se volete potete aggiungere marca punti ora procedo lavorando sempre maglia bassa classica sotto tutti i punti senza fare aumenti di nuovo per tutto il giro E ci vediamo sempre in fondo quindi sono di nuovo alla fine di questo giro e se vedete come prima mi manca l'ultimo punto perché poi avrò la mia catenella che io chiamo di separazione e la prima vera maglia del giro appena concluso quindi lavoro l'ultimo punto entrando sotto tutta la v faccio la mia solita maglia bassa e chiudo il giro entrando con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro precedente, una catenella e iniziamo il nuovo giro. Se vedete, adesso il, il progetto, avendo smesso di fare gli aumenti che abbiamo fatto all'inizio, comincia già un po' a salire. Quindi iniziamo nuovamente il giro, saltando sempre questa dove mi sono agganciata, ma entrando qui e facendo la prima maglia bassa quindi posso procedere esattamente come prima ho concluso il mio terzo giro infatti potete contarli guardandoli in questo modo ponete la vostra borsetta di fronte e contate i vostri giri così vedete 1 2 3 vedete queste file di 3 catenelle Ora proseguite con questo metodo, quindi maglie basse per tutto il giro senza aumenti, chiudete con una maglia bassissima, una catenella, maglia bassa nel punto successivo. Ripetete questa operazione per un totale di 12-13 giri, potete farne anche di più o di meno in base alla vostra preferenza, quindi fate come volete e ci vediamo alla fine di questi giri. Arrivati al termine di questo giro, io chiudo il giro. Una maglia bassissima entrando nella prima maglia bassa del giro precedente e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto, anziché fare una catenella, tirare il filo e tagliare, io tiro direttamente il filo che ho già tagliato, infilo il filo rimasto nel mio ago da lana. Ed entro non in questa catenella ma nella successiva qui sotto, sotto la B. Quindi lascio come spazio intermedio una catenella, e vado a quella successiva e rientro con l'ago all'interno della questa catenella, quella da cui sono uscita. E passo dietro a questo punto, faccio così. Sistemo e vedete che si confonde perfettamente con le altre. Ora semplicemente io vado a nascondere il mio filo di, di lavorazione all'interno delle maglie. Ed eccoci di nuovo qui, io ho terminato i miei 13 giri, vedete potete contarli contando queste righe. Io ne ho fatte 13, voi potete farne anche una in più, una in meno a vostro piacimento, in sostanza quello che cambierà è l'altezza a cui comparirà questo buco che poi diventeranno i nostri manici. Quindi regolatevi anche in base alla vostra preferenza. A questo punto, dopo aver anche chiuso il lavoro, come abbiamo visto prima, io ho preparato un cappiettino con il nuovo filo. E mi attaccherò a una delle due estremità della borsa, quindi prendo la borsa, la piego ed entro nella catenella, nella maglia che mi compare più all'estremità. Quindi, sotto la b prendo il mio capietto che ho formato, entro, lo aggancio e lo faccio passare attraverso, portandolo verso l'esterno. Ora carico il filo sopra l'uncinetto e faccio una catenella in questo modo. Il nuovo filo si è fissato ora saltiamo ovviamente la catenella come prima dove ci siamo attaccati con la maglia bassa e cominceremo a lavorare di nuovo a maglia bassa per poi creare il manico ma cosa importante prima dobbiamo mettere un segnapunti un marca punti per vedere dove lasciare lo spazio allora se vedete la vostra borsetta da questo punto di vista se vi ricordate noi abbiamo fatto una catenella di, di, 20, di 21 cioè 21 catenelle che poi sono diventate 20 maglie basse quindi noi in totale lato per lato ne abbiamo 20 e poi ne abbiamo una e una in più all'estremità quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ora noi dobbiamo contare 7 catenelle cioè 7 maglie e mettere i marcapunti quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 qua mettiamo il nostro prima il nostro primo marcapunti che se ce li avete, oppure potete utilizzare anche una forcina, una spilla da balia, insomma quello con cui vi trovate meglio a questo punto noi l'abbiamo messa sulla settima, ricontrolliamo 3, 6, 7, sì ora lasciamo uno spazio di 6 maglie basse centrali quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 questo sarà lo spazio che lasceremo come buco per il manico e attacchiamo il segnapunto sul punto successivo che è questo qui e se è tutto corretto qua dovrebbero esserci 7 maglie basse infatti contiamo 1 2 3 4 5 6 7 quindi 7 maglie basse di qua 7 maglie basse di là e 6 centrali ritorniamo al nostro lavoro qui e procediamo lavorando maglia bassa fino al marcapunti, quindi entro prendendo tutta la V e arrivo fino al mio marcapunti. Ora lavoro l'ultimo anzi lo tolgo altrimenti faccio fatica a passare e qua ho fatto l'ultimo ora qui ho le mie 6 maglie basse a questo punto io faccio 8 catenelle quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e mi aggancio con una maglia bassa nella maglia bassa dove c'è il marcapunti quindi io lascio queste questi sei punti di spazio e mi vado ad attaccare qui quindi io tolgo qui e mi aggancio con una maglia bassa e proseguo di nuovo a maglia bassa fino all'altra estremità io giro la mia borsetta e proseguo a maglia bassa facendo sette punti anche da questa parte anche qui potete mettere i vostri marcapunti so li metto ecco dicevo ho toccato i marcapunti anche sul retro a questo punto vi faccio solo notare una cosa: se voi contate le catenelle non vi preoccupate perché ve ne troverete una in più. Voi attaccate i marcapunti sempre al settimo punto a partire dall'estremità. Infatti, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui ho messo i marcapunti. Qui nel mezzo vi troverete un punto in più, infatti vedete 3, 6, 7 anziché 6, non spaventatevi, è semplicemente perché vi troverete quella catenella invisibile che abbiamo fatto per chiudere il lavoro, ma quello in realtà non conta come punto, quindi in realtà sarebbe sempre lo stesso spazio di 6 e poi contate le altre 3, 6 e 7 da queste estremità e proseguite esattamente come prima. Quindi adesso io rientro. Qua dove avevo lasciato e lavoro fino al mio marca punti 2 3 4 5 anzi ne avevo già fatto uno scusate 6 e 7 ed esco cioè tolgo il mio marca punti ora di nuovo 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 e mi attacco con una maglia bassa qui dove ho l'altro marcapunti quindi tolgo anche qua e faccio da qui e faccio una maglia bassa. Ora di nuovo proseguo fino ad arrivare al giro iniziale da cui sono partita, dove poi chiuderemo come, come al solito. Eccomi qui. Allora, se vedete arrivate a un certo punto che ci sarà questa catenella dove vi eravate attaccate inizialmente con il cappietto quella dove c'è anche la catenella non è da contare cioè non è da lavorare con un'altra maglia bassa quindi vi attaccherete come sempre con una maglia bassissima qui nella prima maglia bassa che trovate disponibile e chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e proseguiamo la nostra lavorazione quello che faremo ora è lavorare di nuovo a maglia bassa lavorare una maglia bassa anche dentro tutte le catenelle del nostro manico quindi vado un attimo avanti e poi vi faccio vedere quindi eccomi sono arrivata all'altezza della catenella entro dentro la catenella preferibilmente anziché entrare sotto solo il primo filetto passate sotto in due filetti quindi non so se mi sono spiegata, ma lasciando questi due filetti qua e quello inferiore sotto e faccio una maglia bassa. Di nuovo entro qui e lavoro anche qui, tutte maglie basse. l'ultima e poi di nuovo riprendo a lavorare le maglie basse sopra le maglie basse normali quindi di nuovo proseguite praticamente tutto il giro anche sul dietro lavorate anche qui le maglie basse e quando arrivate in fondo fate chiudete come sempre con una maglia bassissima nella prima maglia bassa disponibile una catenella nella successiva fate un altro giro quindi un secondo giro dopo di lavorazione sotto eh, soprattutto il perimetro e vi faccio vedere alla fine eccoci arrivati qui io ho fatto anche un secondo giro come vi dicevo su tutto il perimetro ho chiuso come sempre con una maglia bassissima una catenella Ora, come ultimo giro, diciamo come bordino cioè, che è facoltativo, però, insomma, secondo me dà una cioè, rende il prodotto un po' più finito. Io farei un giro di maglia bassissima. Quindi, come sempre, saltiamo questa qui in quella successiva. Entro, prendo il filo, porto fuori e faccio scivolare direttamente. Di nuovo entro, prendo il filo. E faccio scivolare passando sempre sotto tutta la v mi raccomando e unico accorgimento non tirate troppo queste maglie perché altrimenti dopo la borsetta tenderà a restringersi e chiudersi quindi questo giro di lavorazione del bordo tenetelo molto morbido e proseguiamo così per tutto il giro Ed ecco alla fine questo è il risultato che otterrete vedete si forma questa linea che dà un po di definizione al termine della borsa ora per chiudere questo giro finale mi metto bene io sono arrivata qui e terminare se vedete io ho fatto l'ultimo punto poi vi troverete che è un po storta questa catenella che sarebbe quella di separazione mentre questa è la prima vera maglia bassissima del giro che ho appena fatto. Quindi io entro, salto la catenella, entro nella prima maglia bassissima che potete anche riconoscerla perché dal momento in cui l'avete iniziata qua dietro crea uno spessore. Quindi passate sotto questa B, prendete il filo, portate fuori e chiudete con una maglia bassissima, come sempre. Ora chiudiamo con la catenella invisibile che vi ho insegnato anche prima, quindi tirate semplicemente il filo, tagliamo quello attaccato al gomitolo e tiriamo qua. Ora infilo dentro l'ago da lana, lascio questo spazio di catenella intermedia, entro in quella successiva qui. E tiro un pochino e rientro al centro di quella da dove sono uscita. L lo metto proprio perpendicolare al lavoro, quindi dopo passo e, e vado dietro. Lo faccio così, sistema un po' e vedete che, come prima, si confonde insieme alle altre. Ora vado di nuovo a nascondere il mio filo di lavorazione. Quindi entro all'interno della trama del lavoro. Passando a zig zag e andando a nascondere il filo, e poi semplicemente tagliate quello in eccesso anziché andare zig zag, potete fare come faccio io, cioè mh, passate attraverso alcune righe di lavorazione. tiro un attimino così il filo si adagia e dopodiché taglio l'eccesso eccoci qua la nostra borsetta è pronta è rimasto solo un filetto che io poi andrò a nascondere e come vedete questo sarà il risultato finale della mia borsetta cosa ne dite? vi piace? ci può stare tranquillamente anche un portafoglio vedete anche un telefono, dei fazzoletti, insomma è pratica. Inoltre potete fare come ho fatto io, ovvero utilizzare una tracolla che staccate da una borsa e o fate delle, vi attaccate e fate delle piccole asoline, o semplicemente attaccate comunque all'interno di una riga di lavorazione. Tanto qua potete passare attraverso i buchi e la vostra mini bag sarà pronta. Eccola qui, questa sarà la borsetta al lavoro concluso, volevo mostrarvela con tutta la tracolla attaccata. E unico accorgimento finale che vi dico, adesso io ho realizzato questa misura, ma potete crearne una anche più, eh, più larga, più estesa, aumentando il numero di catenelle iniziali che però deve essere un multiplo sempre di due, quindi deve essere un numero pari. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito il mio tutorial. Se vi servono consigli su che, acquist che filato acquistare, avete dubbi o domande, scrivetemi tutti qua nei commenti oppure anche direttamente un messaggio su Instagram. Io aspetto le foto dei vostri progetti. Taggatemi e non dimenticate di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto. Alla prossima! Ciao ciao!